Mario. Benvenuti sul canale di Axios 00 ad un nuovo episodio di Super Tortura Maker. Sì, perché a quanto pare mi volete veramente male. Tommy, in questo caso mi vuoi davvero male tu, caro Tommy. Allora, il livello si chiama Castello Difficile, ambientato in New Super Mario Bros. U, tentativi 1005, riusciti 7. Percentuale vittoria 0,69%, record di Bellhart è americano in 1 minuto 41 secondi 0,16 centesimi. Io non ce la farò mai a farlo. Comunque, per quanto riguarda i commenti dello scorso video, bis, ero io a farlo per la cronaca, anzi in realtà era l'elemento di disturbo con la sua forza del pensiero che è riuscita a fare quella cosa col trampolino. No, scherzo, ovviamente ragazzi, se si provano a fare le cose poi si riescono a fare, tipo quando si può provare a morire in questa maniera si riesce a morire meglio. E comunque ricordatevi una cosa, che mentre si parla è molto molto più difficile fare i livelli, decisamente molto più difficile. Ale, calmati e cerca di fare le cose per benino. Ma se io provo... Io credo che se passassi a palla dovrei riuscire a farlo comunque meglio. Quella parte lì, tipo una cosa del genere. E qui... Ah, ok, c'era... C'era la piattaforma lì sopra, non l'ho vista. In se non altro ho imparato a fare il salto quello col trampolino. Se non altro sono soddisfazioni. Potrebbe effettivamente tornarmi parecchio utile nei prossimi livelli, dato che qui sembrano livelli molto, molto complessi. Quindi, ok, questa parte l'abbiamo fatta, grazie per i fuochi artificiali. Direi che è decisamente interessante, ok. Perché qui ci dovrebbe essere questa zona? Ma se io faccio una cosa... No, volevo cercare di fare una cosa un po' più veloce, ma a quanto pare non è riuscita bene la cosa. Intanto le ballerine di samba, ok, benissimo, continuiamo noi. E vediamo un attimo dove andremo... A finire male. Dove andremo a finire male? Perché era scontato che ci dovesse essere qualcosa che non quadrava laggiù sotto. Allora, stavolta struscerò a parete, in quanto non voglio rischiare troppo. Ok. No! I Fudubu! I Fudubu messi così! Mamma mia, che cattiveria! È andata bene, non so neanche io come ho fatto a non rimanerci. Che c'è qui sotto? Ok, una pianta rampicante. E andiamo qua su. Ma carina sta cosa, perché l'hai calcolata. Questa mi è piaciuta. Aspetta un attimo, proviamo a strusciare bene così, che è sempre meglio. E a me qui manca una chiave. Non è qui dentro la chiave. Quindi... Dov'è la key? Esattamente. No, giusto per curiosità, sarà in una di quelle cose? In una di quelle tante talpe? O forse nelle note musicali, non saprei. Ma tecnicamente forse vuol dire che se sto verso le monete non rischio niente. Che c'è lì? Aspetta un attimo. Ok, ci hai messo roba. Bene. Dove andiamo qui? Questa non l'avevo trovata. Moneta rosa. Grandi. Quindi no, la chiave si prende con le monete rosa nascoste. Oh mamma mia, prevedo tragedia per trovarle tutte. Molta tragedia. Comunque, tipo, se io vado lì sopra, non c'è niente, vedo. Quindi, riproviamo a fare una cosa del genere. Tanto le tante talpe si sono buttate sotto da sole. E io qui, come diavolo fa... Faccio! I pu! Forse la chiave è lì sotto. Dai, che è in quella nota lì, da sola, nel mezzo. È lì. Allora, appurato il fatto che tanto queste tante talpe non riesco a toglierle... Di mezzo, ma rischio anzi di rimanerci parecchio perché non vedo dove andiamo. Invece no, cosa sto facendo? Sì, te l'ho fatto, ok. Appurato che non è nelle tante talpe la chiave. O almeno la moneta rosa. Forse è qua giù di sotto. Forse. Sì, è laggiù. Mamma mia, per prenderla. Ok, se non altro la chiave. Bene, così adesso noi risaliamo qui sopra. Poi saltiamo questa parte perché ho l'impressione che ci siano tutti i bu. Entriamo qui dentro. Bene, chiave presa. Porta aperta finalmente. Grandi così. E... ok. No! Checkpoint spero tu l'abbia messo, prima o poi, perché... Mamma mia! Questa parte qui sta iniziando a diventare un pelo noiosetta. Questa zona qui dei blocchi di ghiaccio, perché il resto del livello per ora mi piace, parecchio anche. Il problema è che qui si perde veramente tanto tempo, circa un 15 secondi buoni, forse anche qualcosina di più. E, per niente... E c'è da rifarlo, perché non c'è checkpoint almeno per ora. Quindi ogni volta c'è da perdere quei 15-20 secondi lì. Fastidioso.
Ok, ci siamo riusciti a passare di qui, perfetto. Io spero in un checkpoint a breve. Tipo, per a breve intendo lassù. Bene, ottimo, meno male. Grazie per aver messo i checkpoint, perché altrimenti la prima parte, quella dei ghiaccioli blu, era veramente... Non ne potevo più di rifarla. Oh, vuoi esplodere? Grazie, gentile, molto gentile. Dopodiché passiamo e cerchiamo di toglierci di mezzo questa tanta talpa. E poi morire qui così? Sì, anche perché c'era là sotto la piattaforma, ok. Tipo così. Ah, e qui sotto che c'è esattamente? Sì, Yoshi, una one up, due one up. Ok, bello questo, grandi one up a profusione. Perfetto, ho beccato una zona segreta, quindi mi vuoi dire? Queste... ah, aiuto. Oh, stiamo qui sopra, con calma e per piacere. Yoshi, fai il tuo lavoro e mangia. Bene, bravo Yoshi. Poi dovresti... Yoshi, dovresti entrare esattamente qui sopra. Bene, così che almeno abbiamo il triplo sparo. E ci serve qui il triplo sparo, maledizione. Ma se io gli passo tipo dietro, come si mette la cosa? Aspettate, voglio provare a fare la boss fight, perché vedo che lassù sopra comunque è coperto. Quindi sono coperti i tre Bowser, perciò potrebbe essere un problema. Anche se ora forse si sono spostati, magari ci passavo anche. Però comunque non voglio saltare la boss fight. Vai Yoshi, forza Yoshi, distruggi Yoshi, grande così, grande in questa maniera. Qui occhio, Yoshi, fai il tuo lavoro, bene. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito il livello, grande in questa maniera. Hai messo il checkpoint alla fine. Ok, comunque ci può stare anche lì. Personalmente l'avrei messo alla porta con la chiave, così. Però comunque anche dopo ci può stare. Me l'aspettavo parecchio più lungo come livello, era partita parecchio male come cosa. Ho detto ci svernerò sopra. Invece è andata abbastanza bene, ci ho messo abbastanza obiettivamente rispetto al record. Però comunque Tommy, allora il livello mi è piaciuto, mi è sicuramente piaciuto. Mi sono preso tra l'altro il gamepad pro del Wii U, perché il gamepad normale mi è andato a farsi friggere per la batteria. Infatti ora lo dovrò rimettere in carica, perché altrimenti non potrò scrivere il prossimo livello. Comunque, per venire al tuo livello Tommy, mi è piaciuto tutto il livello, perché è veramente bello. L'unico appunto, a parte il checkpoint, che vabbè ci può stare anche dove l'hai messo tu, ma l'unico vero appunto è quella parte dei blocchi di ghiaccio. Non è noiosa, quella parte lì veramente è noiosa. Per il resto è un bellissimo livello, ma quella parte lì proprio no, non ci sta a che fare niente, tutto lì. A tra un attimo con il prossimo livello di questo video. Tanto per restare in bellezza e in tranquillità, Fra ci porta il suo SMS World 3-2 Remix, mi piace dire SNS, Gold World si chiama, ambientato in Super Mario World, tentativi 97, riusciti 0. Oh mamma mia. Fra, spero che questo livello, che tra l'altro credo sia il tuo ultimo che mi puoi portare, comunque spero sia più semplice degli ultimi che mi avevi mandato. Perché me ne ricordo uno che era un incubo occhi aperti, praticamente quello coi trampolini. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma io ho ancora quei trampolini che mi ballonzolano ovunque in mente. Bug, ok. Allora, vediamo un attimo che vuol dire sto bug. Quindi, bug. Io eviterei di vedere cosa significa bug, perché non ne ho idea. Lì ci sono stelle. Qui c'è una stella che esce. Andiamo avanti e prendiamo questa P. Dopodiché moriamo, perché io quando ho la stella riesco a morire sempre e comunque. Spero di non aver sbagliato persona, ma Fra, mi parevi tu quello che mi mandava, che mi avevo mandato quel livello con i trampolini. Ma qui sopra non c'è, cioè non si sale più che altro. Quindi aspettiamo un attimo che venga fuori la stella. Ok, presa. Qui togliamo tutto di mezzo. Riprendiamo questa P. E stavolta facciamo una cosa del genere. Ritorniamo da capo, prendiamo l'altra porta. Andiamo qui, riprendiamo, che non si sa mai. E quindi devo tornare decisamente indietro, il prima possibile. Benissimo, prima che mi scada la P, tra l'altro. Ok, grosso modo presumo di dover morire nel nulla, perfetto. Che casino è sto livello. Quindi non devo praticamente entrare lì, ma devo passare di qua e aspettare che questo mi prenda, praticamente. No, come si fa a passare di sotto adesso? Non capisco come si fa a passare di sotto. Aspetta, forse di qua. Se non muoio prima, forse si passa di là, magari con un salto lungo. Troppi cupistrici volanti che sparano di tutto. Cioè, qui sopra.
No, 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 non riesco. No, non riesco a capirlo. Forse con la stella si passava di là? Saprei! Che poi è inutile, perché una volta arrivati qui non si va da nessuna parte. Sono arrivato qui, ma non vado da nessuna parte. Io non capisco. Non mi piacciono quelli dove c'è da sfruttare i bug. Perché se uno non li sa i bug, cioè come fa a sfruttarli? Non è un granché fare un livello per sfruttare un bug. Allora, dalle parti qui non si andava da nessuna parte. Con questi non si va da nessuna parte. Quindi proviamo a cercare qualche blocco nascosto, qualcosa del genere. Magari si entra qui dentro, che non ho provato, in uno di questi. Anche no, però la stella mi dice di andare lassù. La stella, la freccia. Quando vedo stelle non capisco più niente. La freccia mi dice di andare su. Ma non c'è niente qui. Magari ci hai nascosto qualcosa qui sopra. Forse. Tipo, oddio mio. Sguiscia che è un piacere con la stella, nostro Mario. Io non capisco cosa diamine dovrei fare esattamente. Ah, ok, si entra nel tubo. Perché si ritorna all'inizio? Io non capisco cosa devo fare praticamente. Allora, se io faccio tipo... Aspetta un attimo, Ale. Tipo così. Poi entro dentro qui. Dopodiché lancio questo di là. Vedo un po' di fare spazio. No, volevo fare spazio qui, maledizione io. C'è questa P che dà fastidio. Volevo fare spazio lì sotto, perché magari si riesce tipo con la P, se riesco a mantenere le monete a blocchi, riesco a passare sotto e farmi strada su. Ma anche no, perché rimane comunque. No, 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 ritiro quello che ho detto. Non si fa. Niente, niente, niente. Non ci si arriva neanche col salto con la P, maledizione. Ok, perfetto, nulla. Direi di passare quindi al prossimo livello e vedere un po' com'è. Fra, mi dispiace per il tuo livello, ma non ci posso fare niente. Io non ho capito niente di come farlo, anche se non ci fosse stato il bug. Ma ho tentato di farlo nella maniera normale, ma non ho trovato strade di sorta da nessuna parte. Ho provato anche il salto sulla picchia e non ha funzionato. Io non sapevo più cosa provare veramente. Sui Lakitu non mi ci faceva salire lassù in cima in nessun modo. Credevo che il bug all'inizio fosse quello, magari con la stella riuscire a saltarci per bene e comunque salire sopra la nuvoletta. Non me l'ha fatto fare. Io non ho idea di che cosa dovrei fare in questo livello. Magari scrivimelo nei commenti, fammelo sapere. A tra un attimo con il prossimo livello, vediamo un po' cos'è. Se no ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ma sì, dai, proviamo a giocarcelo. È di Marco il livello, si chiama Le Quattro Sfide, ambientato in Super Mario World. Percentuale di vittoria 1,55%, tentativi 193 riusciti, 3 record in giapponese in 49 secondi 210 millesimi. Il nome è quello, grazie comunque a chi me lo voglia tradurre, come nello scorso episodio, nei commenti, cioè nel 329, non nel 329 bis, barra bis. E vediamo un attimo cosa riusciamo a fare qui. Intanto c'è quel tubo, perché ci si può entrare? Yes. E ok, dove andiamo a finire esattamente? Intanto c'è una chiave. Se non avete tutte le monete rosa, prendete il tubo. Se le avete, prendete la porta. Ok, quindi torniamo indietro e andiamo a cercare le varie monete. Quindi presumo si dovrà tornare qui all'inizio del livello una volta prese tutte le monete o qualcosa del genere. In ogni caso noi moriamo qua su sopra. Ah, per la cronaca, chi mi diceva che non l'ho fatto io altro, ecco, la dimostrazione. Comunque, quando si fa si impara a forza di farle le cose. In ogni caso, qui che dovrò fare? Fare una cosa del genere? Tipo, mamma mia, poi non guardate che muoio in maniera stupida, ma perché sono io? Perché altrimenti non sarei io. Devo fare cose pro e poi morire da stupido, perché è così che si fa. Allora, entriamo dentro a questa porta, poi andiamo avanti e facciamoci volare direttamente di sotto. Fatemi pensare, come si potrebbe fare a fare una cosa del genere? Mamma mia, come ho rischiato! Mi ero dimenticato di rollare. Grandi così, proviamo a saltare subito e vediamo un po' se... Sì, ok, basta saltare. Nah! Se saltiamo riusciamo a stare qui. Ora, questo è un problema diverso invece, tipo... se io provo a fare una cosa del genere, poi lancio lì il Goomba in modo da farmi strage... Poi lo butto via, perché altrimenti facciamo come sempre, mi ritorna vivo dopo 3 nanosecondi. Ok,
Vai laggiù, perfetto. Qui non dovrebbero uscire bombe finché ci sto io, bene. E altra bomba, thank you very much. Ok, così va benissimo. Esplodi, perfetto. Aspettiamo un attimo perché volevo andare qui, prendere la moneta, entrare via subito dalla porta. Entrare via subito dalla porta, un genio. Allora, qui sotto io non ci entro perché siete cattivi voi. E come minimo è un troll, perciò non ci vado. Oh via, la stella me la son presa lo stesso. Grandi così, bello, molto carino. Molto veloce, abbastanza rapido come livello, non è lungo per niente, le sfide sono carine, le parti da fare sono interessanti e mi è piaciuto proprio come l'hai costruito e come l'hai fatto. Bravo Marco, i miei complimenti per il tuo livello, veramente veramente ottimo. Allora, direi che con questo livello ci possiamo, con questo episodio ci possiamo salutare qui. Volevo salutare, chiedo scusa se me li sono dimenticati nell'episodio 329, mi è dispiaciuto veramente tantissimo. Comunque volevo salutare Veronica, Ango Misto, Fego Mipi, Scusami tanto, Febo Miki, scusami tanto, Dani e Alex 1702. Spero di aver detto i nomi in maniera corretta e spero di non aver dimenticato nessun altro. Direi che quindi ci possiamo salutare qui con questo video. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Fate un po' voi, trovate comunque tutti gli ID del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora l'Axios00 e alla prossima.